Il quesito che vi è stato posto è anche il problema della nostra epoca. L'uomo ha diritto di esistere se rifiuta di servire la società? Il vostro verdetto sarà la risposta. Il paese l'attende. La parola è alla difesa. Eccellenza, non ho voluto testimoni. La mia sarà testimonianza e difesa. Presti giuramento. Giuri di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità davanti a Dio. Lo giuro. Migliaia d'anni fa un uomo riuscì a scoprire il segreto del fuoco. Forse lo bruciarono con quel legno che gli aveva insegnato ad accendere, ma lasciò all'umanità un dono insperato e con esso liberò dal buio la terra. Durante i secoli altri uomini mossero i primi passi su delle vie nuove animati soltanto dalla loro intuizione. I grandi creatori, i pensatori, gli artisti, gli scienziati, gli inventori rimasero soli contro gli uomini del loro tempo. Ogni nuova idea era ostacolata. Ogni invenzione bandita, ma ciascuno di loro andò avanti, lottò, soffrì e pagò, ma vinse. Non era mosso dal desiderio di piacere alla folla. La folla odiava il dono, che le era offerto, ma lui cercava la verità. Suo scopo era solo la sua opera. La sua opera, non chi ne usava. La sua creazione, non i benefici che gli altri ne traevano, la creazione che dava forma alla sua verità. Però la sua verità la metteva sopra e contro tutti gli altri. Andò avanti, sia che gli altri volessero seguirlo o no, solo con la sua integrità per sola bandiera. Non servì niente e nessuno, visse solo per sé. E solo vivendo per sé poté realizzare le opere che formano la gloria dell'umanità. È così che è avvenuta ogni conquista. L'uomo è nato inerme, ha un'unica arma, la sua mente. Senza di essa non potrebbe sopravvivere. Ma la mente è un attributo dell'individuo, non c'è e non si può concepire una specie di cervello collettivo. L'uomo che pensa deve pensare e agire da sé. Come può lavorare se è sottoposto a costrizioni di ogni genere? È impossibile subordinarlo a bisogni, opinioni o desideri di altri. Nessuno ha il diritto di sacrificarlo. Chi crea si basa sul proprio giudizio. Il parassita segue l'opinione degli altri. Chi crea pensa, il parassita copia. Chi crea produce, il parassita ruba. Chi crea è alla conquista della natura, il parassita alla conquista degli uomini. A chi crea va data indipendenza, egli non comanda e non serve nessuno. Fra lui e gli altri c'è un libero scambio, una libera scelta. Il parassita cerca il potere e tenta di livellare gli uomini in un'azione comune, una comune schiavitù. E pretende che l'uomo debba essere uno strumento ad uso degli altri, debba pensare come pensano gli altri, agire come gli altri, che debba annullarsi in una servitù senza gioia. Guardate la storia. Ogni conquista, ogni bene che possediamo deriva dall'opera indipendente di una mente indipendente. Ogni barbarie o decadenza nasce dal tentativo di fare degli uomini automi senza anima, senza cervello, senza diritti personali, volontà, speranza, dignità. È un antico conflitto. Oggi ha un altro nome, l'individuale contro il collettivo. Il nostro paese, che è fra i più nobili della storia degli uomini, si fondò sul principio dell'individualismo, ossia dei diritti inalienabili dell'uomo. Era un paese dove l'uomo era libero di cercare la sua felicità, di guadagnare e produrre non angustiato dalla rinunzia, di prosperare, non di languire, libero di possedere un bene inestimabile. Il senso del suo valore personale è la più alta delle virtù, il suo amor proprio. Questo è ciò che i collettivisti vi chiedono di distruggere, come già altrove è stato distrutto. Io sono architetto. Se fossi scrittore sarebbe più facile comprendere il mio problema e le ragioni della mia protesta. Infatti, chi oserebbe pensare a un editore che deformasse la trama di un romanzo?
a un direttore di giornale che si attentasse a modificare l'articolo pensato da uno scrittore. Insomma, un oltraggio alla libertà di stampa e di pensiero. Sono venuto a ricordarvi che nessuno ha il diritto di usurpare un solo minuto della vita degli altri. Che nessuno ha il diritto di sfruttare le energie degli altri. Chiunque esso sia. Questo volevo dire. O il mondo finirà in un'orgia di sopraffazione. Vi parlo in nome di tutti gli uomini indipendenti che ancora rimangono nel mondo. Al di fuori di questi principi non esiste che la schiavitù del lavoro e la negazione all'uomo del diritto di vivere secondo il proprio genio. Avete deliberato il verdetto? Sì, eccellenza. L'imputato si alzi e rivolto alla giuria. Qual è il vostro verdetto? Non colpevole.